noi abbiamo creato un sistema che ignora il fatto che bisogna correre dei rischi. Non c'è innovazione se non corriamo dei rischi. Il rischio non fa parte del DNA della pubblica amministrazione. Noi dobbiamo assolutamente, come problema strategico, fare in modo che le cose vengano valutate, si faccia rischi calcolati e poi qualcuno abbia il coraggio di prendere questo rischio. Ecco, sto concetto che io ho predicato infinite volte, mi ha fatto piacere immenso sentirlo portato dai più alti livelli del sistema che fa le leggi in Italia, perché la cosa sta venendo evidente. Ora, come fare? Ci vuole del tempo, discutiamo. Ecco, lo scopo dell'incontro di oggi, dal mio punto di vista, è portare elementi di rischio. Cosa vuol dire rischiare nel campo della ricerca della città? Panoramica velocissima sugli aspetti normativi, le leggi e i regolamenti. Le leggi, c'è il testo unico che è il protocollo informatico, è rimasto lì, il CAD ha preso quasi tutto, e poi ogni finanziaria ha introdotto qualche cosa, sono delle leggi, questo da Parlamento che le vedremo rapidamente, che aggiungono degli elementi non importanti. Però le leggi esistono, ma sono ancora più importanti le regole tecniche, senza le quali poi le leggi non sono applicabili. C'è un DPCM deciso per il protocollo informatico, c'è una famosissima delibazione CNIPA per la conservazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, parliamo rapidamente della struttura del codice della protezione, che è la Bibbia, secondo ci stiamo muovendo, poi anche la Bibbia va interpretata, queste sono la struttura del codice. Il capitolo 7 è fatto da un unico articolo che dice le regole tecniche sono dettate dal ministro e vanno approvate dalle regioni, dai ministeri e dal CNIPA, il quale poi valuta prova tecnica su questo tipo di regole. Dice la cosa importantissima, che le regole tecniche vigenti restano in vigore fino alla adozione di quelle nuove. Ora, questo articolo che è importantissimo, che è quello che oglia la macchina, non è uscito manco uno dei tanti decreti ministeriali, di PCM, il tecnicismo, sarà quello che sarà, è previsto dal codice. Ne è uscito uno in realtà che è marginale per noi, un concetto importante, che riguarda certi aspetti molto tecnici dell'SPC, ma quello grosso, insomma, firma digitale, questo qui, di cui parleremo più tardi, della conservazione dei documenti, sono lì in attesa di, ecco, vediamo che attesa c'è. Allora, è stata fatta una commissione interministeriale, è stata una lunga battaglia. Io ho sempre sostenuto la tesi, questo tipo di interventi, bisogna che cominciamo a aspettare di farli scendere dall'alto come se fossero grati in fusa. Nessuno ha la pretesa di essere infallibile. Io sono convinto che le cose importanti nascono da uno sforzo collettivo, bisogna raggiungere il consenso, è difficile, è complicato, ma insomma, io l'ho fatto varie volte e vedo che dopo varie litigate questa commissione interministeriale, oltre ad avere una quindicina di persone formate con un decreto del ministro, in realtà ha sentito centinaia di persone, ha fatto tante opinioni, i produttori della società, perché sono cose importanti. Non possiamo pensare che nel chiuso di una staffa, di un ministero, si venga fuori la verità con la quale si muovono poi le economie. Non è così. Se facciamo così, sbagliamo clamorosamente. Noi adesso per le parole volte, le regole tecniche abbiamo fatte, alcune sono molto complesse, ma sono frutto di una lunga mediazione. Con chi ha il problema? Che siete in parte voi, quelli che subiscono le regole, in parte, un'altra parte di questa sala, sono quelli che quelle applicano attraverso le industrie, le società e così. Allora, il compito di questa commissione ministeriale era trovare, insomma, cosa fondamentale era di proporre un testo per le famose regole tecniche. Noi l'abbiamo proposto e a questo punto abbiamo osato fare una cosa del tutto inconsueta. Ci ha messo 6 mesi, non è stata una cosa da poco, ma abbiamo convinto il sistema a metterlo nel sito del ministro per dire: noi abbiamo fatto questo, diteci cosa ne pensate. E c'è, è un atteggiamento democratico che non piace al sistema di sviluppo, no? Non piace per niente. Infatti, mi sono un po' eretico, ma come l'abbiamo fatto? Per fortuna che l'abbiamo fatto, abbiamo avuto una ventina di osservazioni, tutte molto centrate, no?
molte non le abbiamo potute accogliere per vari motivi, adesso risparmio i tecnicismi, altre le abbiamo accolte, ce l'hanno sbagliato. Abbiamo costruito l'errore, abbiamo fatto un nuovo testo, il nuovo testo è stato poi rimodellato dal legislativo, è stato visto dal CNIP evidentemente, e attualmente è stato uscito. Vi do una prima notizia, l'ultimo concerto uno l'ha già avuto, prendeva un altro concerto su cui non prevediamo grandi difficoltà, insomma, se siamo ottimisti speriamo che per la fine dell'anno venga.